dopo l'incubo terrorista, il Belgio si sveglia un anno dopo in silenzio, ma non dimentica gli attentati più violenti nella storia moderna della capitale. Bruxelles torna alla memoria del 22 marzo 2016 e si è fermata oggi per un minuto, alle 7.58 all'aeroporto di Zaventem, dove una carica esplosiva uccise 16 tra uomini e donne di 7 nazionalità, alle 9.11 alla metropolitana di Melbeck, dove il terzo attentatore jihadista portò alla morte altre 16 persone. Alla stessa ora si sono fermati tutti i mezzi pubblici, il re Filippo e la regina Matilde tra la gente nei luoghi della memoria. E un monumento verrà inaugurato a pochi passi dalla sede dell'Unione Europea. I work in Brussels and... Ho lavorato a Bruxelles e ho avuto un collega che lo scorso anno, il 22 marzo, è morto nell'attacco sotto la metropolitana, ci racconta questa donna. È importante non dimenticare le vittime ed è significativo il fatto che siamo qui in tanti, ci racconta. Il suo nome era Lorraine Vizard. Oui, c'est important de se souvenir de ce qui s'est passé il y a un an. È importante ricordare anche se è passato un anno. Io mi sento oggi molto triste. Anche io ho perso una persona a me molto cara.